Hello everyone, Bruno and Paolo here. We are the game designers of Fublet Legends of Football. Welcome to the Board Game Empire Club Stadium. Today we are here to show you the video tutorials of our game. If everything is ready. Okay, back to you guys in the studio. All'inizio della partita, entrambi gli allenatori tirano il dado nero. Colui che otterrà il punteggio maggiore sceglierà per primo una delle 10 lavagne tattiche disponibili in Fublet. L'avversario, a sua volta, sarà il primo a battere il calcio d'inizio del primo tempo. La scelta della lavagna tattica in Fublet è fondamentale perché ognuna di queste lavagne rappresenta una chiara e specifica filosofia di gioco, basata su tre fattori: la tipologia di passaggi con cui si vuole approcciare la partita, quindi passaggi corti con un tiki-taka, oppure passaggi lunghi per lanciare la punta, oppure cross dalle fasce verso l'area di rigore, una strategia difensiva basata su difesa alta o difesa bassa, a seconda che si voglia tenere la squadra compatta o preferire una marcatura uomo, e poi un atteggiamento che può essere offensivo o difensivo. L'atteggiamento della tua lavagna tattica si traduce in un miglioramento di determinate caratteristiche di tutti i giocatori in campo. Chiaramente la scelta di un atteggiamento offensivo prediligerà caratteristiche offensive, quali passaggi, finalizzazioni in area, eccetera, mentre un atteggiamento più difensivo privilegerà le caratteristiche difensive, quali contrasti, scivolata, parata del portiere, eccetera. La lavagna tattica che abbiamo visto prima è divisa in 5 fasi: dichiarazione, risoluzione, movimento, eventi e movimento tattico. Questo perché? Perché ogni turno di gioco in Fublet è scandito dalle dichiarazioni del possessore di palla. Nell'esempio che abbiamo messo in questo momento in campo, possiamo vedere che la palla è in mano al numero 6 rosso, che come nel calcio può scegliere di fare sostanzialmente tre macro azioni: o azioni di regia, quindi effettuare un passaggio verso un compagno o verso una zona di campo, muoversi col pallone, quindi spostarsi all'interno del campo per andare in zone meno coperte, eccetera, piuttosto che tirare in porta. Ovviamente nell'esempio che stiamo mettendo il tiro in porta è proibitivo, nel senso che siamo molto lontani dall'area di rigore, ma in Fublet, volendo, è consentito anche il tiro da ogni zona di campo. Questo perché è strutturato un meccanismo basato sulla distanza che andremo a vedere in seguito. Andiamo ad analizzare l'ipotesi di utilizzare un'azione di regia, quindi di passaggio. Io posso passare la palla al mio compagno, il numero 10, effettuando un passaggio di 1, 2, 3, 4, 5, 6 caselle di passaggio. Le caselle di passaggio in Fublet sono evidenziate dalle diverse pettinature di campo, mentre le caselle di movimento all'interno delle quali si muovono i giocatori sono caratterizzate da una griglia più piccola. Il rapporto tra una casella di passaggio e una casella di movimento è esattamente della metà. Questo perché nel calcio, come ben sappiamo, la palla si muove generalmente al doppio rispetto alla velocità dei giocatori in campo. Come dicevamo nell'esempio, abbiamo ipotizzato che il nostro numero 6 effettui un passaggio di 6 caselle verso il nostro numero 10. È un passaggio corto, perché il passaggio corto è un passaggio appunto da 1 a 6 caselle. Se l'avessi passata al numero 9, le caselle sarebbero state 7, 8, 9, 10 e sarebbe stato un passaggio lungo. Come si vede se un giocatore è riuscito effettivamente nella sua intenzione di passaggio? Ogni giocatore ha la sua carta. In questo caso è il numero 6 che sta effettuando il passaggio e quindi dobbiamo andare a vedere la sua caratteristica di passaggio corto. Dopodiché spostiamo il pallone di 6 caselle e sulla lavagna tattica andiamo a inserire i punti movimento guadagnati per l'azione corrispondente. In questo caso il passaggio corto, essendo una lavagna basata sui passaggi corti, mi fa guadagnare 5 punti movimento. Andiamo a vedere poi quindi nella fase successiva la risoluzione se effettivamente il passaggio è riuscito. E come lo facciamo? Con i dadi percentuali. Il nostro numero 6 ha, come abbiamo visto, una caratteristica di passaggio corto con un valore pari a 76. Dopodiché abbiamo anche una lavagna che ha un incremento del passaggio corto di 15 punti. Quindi 86 più 5, 91. I limiti di Fublet sono sempre 10 e 90, quindi dovremo andare a fare un tiro con i dadi minore uguale a 90. Andiamo a tirare i nostri dadi e vediamo che il risultato ottenuto è 52. Quindi il passaggio è riuscito ed è andato esattamente nella casella che volevamo. Una palla che percorre una distanza di 6 caselle di passaggio
mi imposterà la velocità del turno a 6 e farà passare un tempo corrispondente al numerino che vedete in basso, quindi 3 minuti. A cosa mi serve questo 6? Mi serve per determinare il fatto che tutti i giocatori all'interno del campo, nella successiva fase di movimento, non potranno mai muoversi per una distanza superiore alle 6 caselle di movimento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non potranno mai muoversi di più perché chiaramente se la palla all'interno di un'azione fa 8 metri, un giocatore non si può muovere di 100 e questo è mantenuto grazie al rapporto tra la distanza percorsa dal pallone e la distanza che possono percorrere i giocatori in campo. Se io avessi effettuato un passaggio lungo, quindi di 10 caselle, come abbiamo visto prima, avremmo controllato la caratteristica di passaggio lungo del giocatore, che in questo caso corrisponde a 75. La nostra lavagna tattica, come abbiamo visto, ci dà dei bonus sul passaggio corto e non sul passaggio lungo, quindi è un 75 puro. Andiamo a tirare i dadi. In questo caso abbiamo fatto 96, quindi siamo andati sopra il valore che dovevamo raggiungere. Cosa succede? La palla non è andata esattamente nella casella che volevamo, ma è andata in una delle caselle lì intorno. Come si stabilisce in quale casella? Grazie al dado dei rimpalli, che adesso andiamo a tirare e otteniamo 5. Cosa significa questo 5? Il valore 1 è determinato sempre nella casella frontale rispetto alla destinazione del pallone, che poi è la zona in cui si trova l'area avversaria. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Il passaggio che abbiamo ricevuto è un po' corto, di quanto? Di due caselle, perché mentre il passaggio corto crea un rimpallo di una casella intorno al giocatore, il passaggio lungo di due, quindi la palla è indietro di due. In Fublet, tante volte un passaggio sbagliato può non essere completamente un errore. Infatti, come vediamo in questo caso, ci troviamo in una situazione in cui la palla sarebbe stata destinata al nostro numero 9, ma il fatto che il passaggio sia stato un po' più corto in realtà ha favorito il nostro numero 10, che la potrà raggiungere durante la fase di movimento successiva. Nelle azioni precedenti siamo andati ad analizzare quello che è il passaggio corto ed il passaggio lungo. Nella parte di regia, chiaramente, come azione c'è anche il cross. Che cos'è il cross? Il cross è un passaggio che parte dalla zona di attacco, identificata dall'ingresso del reparto di attacco, centrocampo e di difesa, e termina a livello della linea dell'area di rigore. Quindi sono le tre caselle che partono dalla linea laterale e arrivano al bordo dell'area. Ipotizzando una situazione di questo tipo, il nostro giocatore crossa in area facendo piombare la palla nella seconda casella di passaggio. Il cross, per definizione, è teso. Questo significa che il grosso vantaggio è che la velocità del turno viene messa in automatico a 2, quindi il movimento sia dei miei compagni che dei miei avversari è molto limitato, indipendentemente dalla percorrenza del pallone. La palla messa in questa zona, si passa alla fase di risoluzione, verifichiamo se effettivamente il cross è riuscito, in questo caso no, ovviamente perché abbiamo fatto un 100, e la palla quindi andrà lì intorno delle consuete due caselle che abbiamo visto. Se il passaggio fosse riuscito, ipotizziamo che con 75 il passaggio sia effettivamente all'interno della caratteristica del giocatore, la palla finisce nella casella di destinazione. Tra le azioni che si possono fare in fase di dichiarazione, ovviamente c'è anche il portare palla. Cosa significa? Significa che io posso con il mio giocatore, al massimo della sua velocità, muovermi all'interno del campo per un numero di caselle di movimento fino a quanto mi concede la mia velocità. Quindi in questo caso il nostro numero 6 ha un valore di velocità pari a 7 e il mio giocatore si potrà muovere quindi per un massimo di 7 caselle di movimento. Come? Ortogonalmente senza nessun problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il giocatore terminerà la sua corsa in questa casella di movimento con la palla. Viceversa, il giocatore si può muovere anche sulle diagonali. Il movimento in diagonale però costa 1,5, quindi un movimento in diagonale sarà di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualora un giocatore in questa posizione
decidesse di muoversi nei 180 gradi dietro di lui, c'è da considerare che il primo movimento è quello di girarsi, che costa due movimenti. Quindi abbiamo speso 2, 3, 4, 5, 6, 7 e porterà il pallone fino a quella casella. 7, che sono le caselle di movimento percorse dal giocatore, indicheranno anche la velocità del turno. Passeranno quindi 4 minuti di gioco. Un'altra azione che può essere dichiarata nell'apposita fase è il dribbling in corsa. Come funziona il dribbling in corsa? Durante il mio incedere, io posso scegliere di sopravanzare liberamente il mio avversario con un'azione di portare palla, come abbiamo visto prima. Oppure posso decidere di ingaggiare il giocatore nella sua casella e solo se il dribbling in corsa da me dichiarato riesce, terminare la mia corsa nella casella di destinazione. Perché io dovrei effettuare un dribbling in corsa? Se io dichiaro un dribbling in corsa, il giocatore in difesa è libero di accettare o non accettare l'ingaggio. Nel momento in cui punta l'uomo, il difensore può scegliere di arretrare e ingaggiarlo nell'area di destinazione oppure di fermare il suo incedere nel momento in cui lui tenta il dribbling. In questo caso dichiaro il dribbling in corsa, il movimento del mio numero 10 è di 10 caselle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mia corsa terminerebbe qua. Il numero 11 accetta l'ingaggio del mio numero 10? Certo che lo accetta. Quindi in questo momento mi fermo nella casella numero 5. A questo punto avviene il dribbling in corsa. Come funziona? Tiro il dribbling in corsa del mio attaccante, che in questo caso è riuscito, ma con un valore veramente basso, e lo verifico con i valori di contrasto o scivolata del numero 11, che in questo caso ha fatto 28. In questa casistica, il numero 10 ha fallito il dribbling. Perché? Perché in ogni scontro si possono generare tre situazioni. Successo di un giocatore e fallimento di un altro. Nel momento in cui un giocatore ha successo, il giocatore continua nella sua azione, ha preso palla piuttosto che gli è riuscito il dribbling, eccetera, e il giocatore che ha fallito di base commette un fallo perché ha effettuato un intervento scomposto. Oltre ad effettuare un fallo, però, il giocatore è sbilanciato, quindi verrà posto, la sua scheda verrà girata e il giocatore non avrà modo di muoversi per tutto il giorno successivo. Viceversa, ci può essere un doppio successo, quindi ha successo sia il mio attaccante che il mio difensore. In questo caso, come nell'esempio che abbiamo visto, si guarda il migliore, quindi il più alto tra i due. In questo caso ha vinto il difensore, ma essendo riuscito anche l'attaccante, l'attaccante non è sbilanciato. In caso di fallimento di entrambi i giocatori sono tappati e quindi sono sbilanciati, non si possono muovere nella fase successiva e la palla finirà in una zona di campo lì intorno, stabilita dal nostro dado dei rimpalli, seguendo la regola di prima. Quindi l'1 è il quadrato verso la porta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via dicendo. In questo caso quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che entrambi hanno avuto successo, ma il difensore è riuscito nell'ingaggio e l'attaccante ha perso. Sul dribbling in corsa, particolarità, l'attaccante, avendo fallito, è comunque sbilanciato. Che distanza ha percorso l'attaccante effettivamente? Ricordatevi che doveva essere di 10 caselle, quindi se fosse riuscito il dribbling, la distanza avrebbe determinato la velocità che sarebbe stata di 10. Tuttavia, il nostro difensore ha fermato il nostro incedere. E dove? Nella casella numero 6. Quindi il nostro numero 10 è sbilanciato. La velocità del turno è effettivamente di 6 e a 6 si muoveranno tutti i giocatori nella successiva fase di movimento. Una caratteristica molto importante del dribbling in corsa è il fatto che se sull'incedere del mio giocatore io incontro due avversari, io posso pensare di superarli entrambi con un'unica azione di dribbling in corsa. Quindi la dichiaro, l'avversario l'accetta, in questo caso per tutti e due i difensori, e cosa accade? Il valore di dribbling in corsa del numero 10 abbiamo detto essere di 85, quindi tiro i miei dadi e ottengo un 42. Questo è il valore di riuscita del dribbling in corsa del mio attaccante.
Proviamo a vedere se l'incedere sul primo giocatore ha successo. Il primo giocatore, che è il nostro numero 11, ha un valore di contrasto molto basso, perché ha un valore di 38. Quindi, anche facendo il suo massimo risultato, non può eguagliare il mio 42, e quindi lo sopravanzo. Arrivo direttamente sul contrasto con l'altro giocatore, che è il numero 2. Il numero 2 riuscirà a fermare l'incedere del mio attaccante? Vediamolo subito. Il suo valore di contrasto, essendo chiaramente un terzino, è molto più alto del precedente. Vediamo se gli riesce. 16. In questo caso gli sarebbe anche riuscito il tiro, ma è comunque più basso al tiro del mio attaccante. E quindi sopravanzo anche lui e mi libero fuori dall'area e preparo il tiro verso il portiere. In questo caso il nostro numero 10 è riuscito a smarcarsi al limite dell'area e quindi può provare eventualmente a effettuare un tiro in porta. Come funziona il tiro in porta? In questo caso andiamo a dichiarare prima di tutto un tiro da fuori area. Un'azione di tiro da fuori fa passare un tempo di 2, quindi il movimento massimo consentito dei giocatori, di tutti i giocatori di movimento all'interno del campo è di un massimo di 2 caselle. L'unica eccezione è per il portiere che non può effettuare un movimento perché effettuerà successivamente un tuffo. Ma come andiamo a vedere se il nostro giocatore riesce effettivamente nella sua azione di tiro? Ci sono dei segnalini che noi andiamo a inserire all'interno delle casellone in cui passa il pallone, nelle caselle di passaggio, che determinano la nostra traiettoria. Sulla traiettoria di tiro, chiaramente, quindi vedete meno 5, meno 5, meno 5, meno 5. Questo valore, che corrisponde a un meno 25, è il valore che noi dovremmo andare a decurtare dalla capacità di tiro da fuori del giocatore in questione. Quindi il nostro giocatore, come tiro da fuori, ha una caratteristica pari a 86, meno 25, 60, 67. Andiamo a prendere i dadi e vediamo se effettivamente il tiro è riuscito. Effettivamente è riuscito. 32. Ora il portiere come fa per parare il pallone? In questo caso il portiere non è piazzato benissimo perché è piazzato sulla casella estrema rispetto alla porta e quindi per raggiungere il pallone deve fare un tuffo di una e due caselle. Ogni casella all'interno della quale il portiere effettuerà il movimento e il tuffo vale meno 10. Quindi in questo caso la nostra caratteristica del portiere sulla parata, che è pari a 70, verrà decurtata di 20 e dovrà fare un punteggio minore o uguale a 50. Andiamo a vedere se riuscirà nella parata. 98. Ha sbagliato completamente e quindi la palla termina in rete dichiarando l'1-0 per i rossi. Nell'esempio però andiamo a vedere anche il resto, quindi cosa sarebbe successo nel momento in cui il portiere fosse riuscito a pararla. Facendo un risultato di 38, come in questo caso, il portiere sarebbe riuscito a respingere il pallone e la palla sarebbe terminata nella zona lì intorno, sempre tirando il nostro dado da 8. In questo caso 4, quindi 1, 2, 3, 4. La palla sarebbe finita qua, perché il rimpallo a seguito di un tiro è sempre di 2 caselle. Ci sarebbe stata una speranza per il portiere di fare un qualcosa di diverso? Sì, è vero. Il portiere avrebbe potuto effettuare una presa. Ricordiamo che il valore di tiro del nostro attaccante è sempre di 32. Oltre alla capacità di parata, il portiere ha una capacità di presa che ti consente, a fronte di un intervento effettuato con successo, di provare effettivamente a stoppare la palla. Quant'è il suo valore? 65. Proviamo? Perché no? 9. La presa gli è anche riuscita, ma è inferiore al tiro dell'attaccante e quindi è considerata fallita. Qual è la peculiarità di questa cosa? Un qualsiasi rimpallo generato da una parata con respinta, anche qualora, come guarda caso è il caso che stiamo andando a analizzare, finisse all'interno della porta, sarebbe considerato comunque fuori. Il difensore ha smanacciato in angolo, sopra la traversa, eccetera. Nel momento invece in cui la palla finisce all'interno della propria porta a seguito di una presa, il tiro è considerato in porta per una presa fallita e quindi gol, come in questo caso. Nell'esempio che abbiamo appena visto, abbiamo potuto ammirare come un attaccante effettua un tiro al di fuori dell'area di rigore.
Chiaramente, come abbiamo fatto prima, lo stesso identico esempio e la stessa identica meccanica vale nel momento in cui un attaccante effettua un tiro all'interno dell'area di rigore. Chiaramente all'interno dell'area di rigore i segnalini da mettere saranno sicuramente inferiori perché la distanza rispetto alla porta è chiaramente più contenuta. Però l'unica peculiarità è che entra in gioco una caratteristica diversa. Il nostro numero 10, che abbiamo visto prima, è un giocatore molto forte sui tiri da fuori area, che si utilizzano anche per le punizioni, eccetera, ma è meno forte nel tiro all'interno dell'area, perché ha 75 rispetto all'86 che aveva prima. Quindi 75 meno 15, che sono i segnalini che abbiamo inserito, è il nostro valore da applicare per il tiro in porta all'interno dell'area. Tutte le regole che abbiamo visto prima sono esattamente le medesime. Potremmo pensare anche però di fare un'altra cosa, perché in Fublet è consentita. Qualora il portiere fosse all'interno di questa casella, quindi molto vicino al mio giocatore, io potrei pensare anche di scavalcarlo con un pallonetto, che è un'azione un po' più complicata. Perché è complicata? Perché è un gesto tecnico che mi comporta l'inserimento di tutti i segnalini meno 10 anziché i meno 5. Se li si gira dall'altro lato, da un lato c'è meno 10, dall'altro meno 5. In questo caso, se il tiro mi riesce, in questo caso non mi è riuscito, ma non importa, il pallonetto scavalca il nostro portiere e termina la sua corsa in porta senza possibilità che venga parato. Perché? Perché il giocatore può fare, come abbiamo detto, sempre tre caselle e quindi il tiro diventa per lui irraggiungibile. Questo meno 10 si utilizza anche per un'altra cosa. Se vi ricordate, abbiamo detto che in Fublet è possibile tirare da qualsiasi posizione del campo. Non ho vincoli. Tuttavia, un tiro che parte dal reparto di centrocampo mi farà spendere un numero di segnalini meno 10 corrispondenti alle caselle di passaggio presenti nella zona di centrocampo. Dopodiché la nostra traiettoria sarà tutta disegnata da segnalini meno 5. Questi segnalini meno 10 servono anche a un'altra cosa. Penso che siate tutti d'accordo sul fatto che un tiro scagliato in porta da questa distanza abbia un coefficiente di difficoltà decisamente inferiore rispetto a un tiro effettuato da questa distanza. Ok, questo perché? Perché la posizione è molto più angolata. Nel momento in cui io entro nelle zone identificate con una linea verde più marcata, devo sempre inserire dei segnalini meno 10 perché sono considerate zone di tiro impossibile. Quindi in questo caso, al posto che costare 15, il mio tiro costa 25. Abbiamo visto nelle parti precedenti la dichiarazione e la risoluzione. Si passa alla terza fase, la fase di movimento. Ipotizziamo che a seguito di un passaggio la palla abbia terminato la sua corsa precisamente all'interno di questa casella di passaggio e che il passaggio sia stato di 6 caselle e di conseguenza la velocità del turno è di 6 e la velocità del movimento di reparto è di 3. Come potete vedere, all'interno del campo sono suddivise tre zone specifiche: la zona di difesa, la zona di centrocampo e la zona di attacco. Quando io effettuo un movimento di reparto, posso spostare tutti i giocatori che in quel momento si trovano all'interno dell'area specifica di un massimo di caselle corrispondente alla velocità scritta in piccolo. Viceversa, io posso spostare qualsiasi giocatore di una velocità massima corrispondente alla velocità della percorrenza della palla, in questo caso, come abbiamo visto, 6. All'interno di ogni lavagna tattica, per esempio questa qua è difesa bassa e passaggi corti, viene stabilito il costo in termini di punti movimento per effettuare l'effettivo movimento del giocatore. Questa plancia è una plancia che si basa sulla difesa bassa e quindi tendenzialmente è portata ad allungare il gioco. In cosa si traduce? Si traduce nel fatto che il mio movimento singolo mi costa 2 caselle quando sono 2 punti movimento, scusate, nel momento in cui sono in possesso palla e il mio movimento di reparto mi viene a costare un punto movimento. Quindi andiamo a spenderli. La squadra in difesa è la prima a muovere, quindi il mio avversario decide di accorciare la squadra facendo un movimento di reparto dei suoi difensori di 3 caselle. Ogni giocatore mosso viene tappato.
perché per quel turno il giocatore è esaurito e non potrà essere coinvolto in nessun altro movimento di reparto singolo o eventuale movimento tattico. Adesso è il mio turno. In questa situazione io decido che tutto il mio centrocampo, visto che comunque riesco a raggiungere il pallone, lo sposto all'interno di un movimento di reparto. Abbiamo detto che il costo del movimento di reparto è di 1, quindi spendo un punto movimento e da 5 arrivo a 4 e decido di muovere questo giocatore di 3 caselle, questo giocatore di 3 caselle, questo giocatore lo giro e vi ricordate che abbiamo detto che costava 2, no? Quindi l'operazione di girarsi è meno 2, 3 e non muovo il mio giocatore numero 6. Dopodiché è il turno del difensore che a sua volta potrà effettuare un movimento. La fase di movimento torna a me e cosa decido di fare? Decido di effettuare un altro movimento di reparto per alzare la difesa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tocca al difensore, torna il gioco a me e decido di effettuare un movimento singolo, spostando quel giocatore del centrocampo che prima non avevo mosso. Quindi prendo il 6, ma non lo muoverò più di 3 caselle, ma al pieno della sua velocità. Chiaramente tenete conto di una cosa molto importante. Se il movimento, cioè scusate, la velocità settata per la fase di movimento è per esempio di 10, ma il mio giocatore ha un valore di movimento massimo di 7, io non potrò muoverlo mai più della mia velocità. Quindi ci saranno giocatori più veloci che muoveranno in pieno e giocatori più lenti che muoveranno a una velocità inferiore. In questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 caselle. L'ultimo movimento che vado a fare, visto che ho ancora un punto, è quello di muovere di reparto il mio attaccante di 1, 2, 3, perché abbiamo visto che il movimento diagonale costa 1,5. Nessuno mi vieta, al termine della mia fase di movimento, di passare il turno e mantenere i punti movimento fino ad ora guadagnati. Al turno successivo, a fronte della successiva dichiarazione del possessore di palla, andrò semplicemente a sommare i punti rispetto ai punti già acquisiti. Come ultimo movimento disponibile, io potrei pensare di effettuare un movimento di fuorigioco. Come funziona? Ipotizziamo che il nostro numero 11 abbia dato una palla in profondità per il nostro numero 10. Questa palla ha percorso 1, 2, 3, 4, 5 caselle. Quindi la velocità del movimento singolo è di 5 e la velocità del movimento di reparto è di 3. Perché è molto importante questa cosa? Perché il movimento di fuorigioco è sempre vincolato alla velocità del movimento di reparto. Quindi perché io possa mettere in fuorigioco il mio avversario è necessario che all'interno della velocità massima del movimento di reparto io possa permettermi di sopravanzare la punta avversaria. In questo caso, quindi, come funziona il fuorigioco? Una volta dichiarato il passaggio e risolto, io che sono il giocatore in difesa dichiaro un movimento di fuorigioco. Come funziona? Tra le caratteristiche dei nostri giocatori esiste una caratteristica chiamata intelligenza tattica, che serve ad indicare quanto il giocatore è intelligente nell'ambito dei movimenti del gioco. In questo caso noi abbiamo due giocatori che stanno tenendo in gioco il nostro numero 10 prima che si involi verso la porta e sono il numero 4 ed il numero 5. Quello che io devo andare a fare come prima cosa è controllare la velocità, scusate, l'intelligenza tattica di tutti quei giocatori che in questo momento mi stanno tenendo in gioco la punta avversaria, quindi del 4 e del numero 5. Quale tra questi è il giocatore che mi mette più in difficoltà, quindi quello con l'intelligenza tattica minore. Come possiamo vedere, è il nostro numero 4. Quindi io cosa devo fare? Come prima cosa, effetto un tiro sull'intelligenza tattica 75, 33. Il tiro è riuscito. Quindi prendo i miei giocatori, li esaurisco e provvedo a muoverli per sopravanzare la punta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qualora il tiro di dado fosse fallito, i giocatori sarebbero stati considerati comunque esauriti e non avrebbero potuto effettuare la fase di movimento successiva. Ora però,
come voi mi insegnate, entra in gioco anche la capacità dell'attaccante di muoversi sul filo del fuorigioco. Stesso discorso di prima. Andiamo a vedere l'intelligenza tattica del nostro numero 10. La sua intelligenza tattica massima corrisponde a 78, quindi andiamo a tirare il dado anche per lui ed otteniamo un 42. Il risultato dell'attaccante è superiore a quello del difensore e quindi si è mosso sul filo del gioco e può effettuare un movimento singolo e andare a raggiungere la palla. Viceversa, se avesse fatto chiaramente un tiro inferiore, la difesa si sarebbe mossa coi giusti tempi e l'attaccante, sebbene si fosse mosso quasi nei tempi, sarebbe andato in fuorigioco. Durante la fase di dichiarazione, il nostro numero 4 ha deciso di passare il pallone all'interno di questa casella di passaggio, effettuando un passaggio di 1, 2, 3, 4, 5 caselle. Quindi la velocità del turno è di 5, la velocità di reparto è di 4. È il turno del difensore che inizia a muoversi per primo e con un movimento del numero 10 entra all'interno della casella di passaggio nel quale il pallone sta arrivando. A questo punto è il mio turno come giocatore in attacco e a mia volta muovo il mio numero 8 all'interno della casella di passaggio in cui sta arrivando il pallone. Abbiamo visto che c'è una fase di dichiarazione, risoluzione, movimento e successivamente una fase degli eventi, che serve appunto a dirimere tutte quelle che sono le dispute in gioco. In questo caso cosa dobbiamo fare? La palla ci è arrivata tramite un passaggio corto che per definizione è raso terra, quindi i nostri due giocatori possono tentare di contendersela o con un gesto tecnico, quindi con un dribbling, tentando di coprire l'avversario, eccetera, oppure con un gesto di contrasto. Quello che dobbiamo andare a fare è prendere le schede del nostro numero 10 e del nostro numero 8 e andare a vedere quale di queste due caratteristiche è per noi la migliore da utilizzare. Come possiamo vedere, i nostri due giocatori hanno entrambi come migliore caratteristica la caratteristica di dribbling e quindi è quella su cui noi andremo ad effettuare la prova di possesso palla. Andiamo a tirare, come abbiamo visto prima, i dadi per l'attaccante e i dadi per il difensore e vediamo innanzitutto chi ha successo e insuccesso o chi all'interno dello stesso range ha risultato migliore. In questo caso il nostro numero 10 ha effettuato un 94 e quindi il giocatore è sbilanciato, come abbiamo visto dobbiamo girare la carta a faccia in giù ed ha effettuato anche un fallo. All'interno di Fublet c'è una tabella specifica che a fronte di ogni contrasto mi dice l'effettiva possibilità di aver ottenuto o meno un cartellino giallo o un cartellino rosso. In questo caso, il giocatore numero 10 ha fallito e quindi la palla è del numero 8 che decide di avvalersi della regola del vantaggio. Perché avvalersi della regola del vantaggio? Perché come abbiamo visto, il 10 comunque è sbilanciato. E quindi per tutto il turno successivo non avrà facoltà di movimento e quindi non mi interessa in questo caso specifico prendermi un fallo e battere una punizione, ma preferisco mantenere il possesso ed effettuare un'azione successiva. Se la palla fosse sopraggiunta a fronte di un lancio lungo, in questo caso quindi superiore a 6 caselle, non sarebbe cambiato nulla se non che i due giocatori non avrebbero potuto effettuare il contrasto tramite azioni di contrasto piuttosto che dribbling, ma effettuando un contrasto aereo, perché sul passaggio lungo e sul cross le contese sono sempre aeree. In questo caso, tra il nostro numero 8 e il nostro numero 10, che ricordiamo ci avevamo tappato per fare un esempio, quello con il miglior valore di contrasto aereo è quello del numero 8 che ha 55. Come prima, andiamo a tirare i numeri dati e vediamo chi dei due ha effettuato il tiro migliore, successo o insuccesso, fallo o non fallo, vantaggio o meno. Esattamente come abbiamo visto prima. L'unica altra cosa che è effettivamente da vedere è quella legata all'ingaggio in caso di corsa con la palla. In questo caso il nostro numero 8 decide di portare palla fino a questa zona di campo. Il nostro numero 10 decide di inseguirlo e con un movimento pari al suo meno 1, riesce a raggiungere una delle caselle intorno a lui. Il numero 8 ha effettuato un movimento di 6 caselle.
1, 2, 3, 4. Il numero 10 ha effettuato un movimento di 4 caselle e quindi gli avanza un movimento per ingaggiare il giocatore. Durante l'ingaggio, le azioni che si possono fare per chi porta palla sono solo azioni di dribbling, perché chiaramente non posso pensare di contrastare un contrasto. Viceversa, il nostro numero 10 non potrà effettuare un'azione di dribbling, ma dovrà necessariamente effettuare un'azione o di contrasto o di scivolata. Come abbiamo visto fino adesso, si effettua il solito scontro di dadi e il risultato migliore all'interno dei range prestabiliti dalla propria caratteristica è quello che mi determina chi sarà il successivo possessore di palla. Ciò che andiamo a vedere adesso è un'azione molto particolare in quanto il nostro numero 10, che sta correndo sulla fascia, ha deciso durante la sua fase di dichiarazione di crossare a centro area. E guarda caso, il cross è riuscito, è terminato esattamente in quella casella. Come abbiamo detto precedentemente, un cross è un passaggio che setta la velocità del turno a 2. Quindi il nostro numero 9, durante la sua fase di movimento, entrerà facendo un passo nella casella di destinazione e sarà tendenzialmente effettuerà tendenzialmente un contrasto con il difensore. A questo punto ci sono due scelte: o il numero 9 effettua un contrasto aereo con il numero 2 e, qualora prendesse il possesso palla nel tiro successivo, effettuerebbe un tiro in porta, oppure in alternativa può effettuare un'azione di tiro al volo. Come funziona l'azione di tiro al volo? Esattamente come abbiamo visto prima. Il numero 9 disegna la sua traiettoria indicando dove, qualora il tiro al volo riuscisse, andrebbe a posizionare la palla all'interno dello specchio di porta. Questo meno 20 che siamo andati a declinare è il valore che dobbiamo andare a sottrarre al suo attributo di tiro al volo. Come vedete all'interno della carta, il suo valore decurtato di 20 mi corrisponde a 50. E 50 è il valore di confronto che io utilizzerò oltre che per la sfida con il portiere nell'atto della parata, anche per il contrasto con il difensore. Quindi in questo caso ho effettuato un 21, quindi il mio tiro in porta comunque è riuscito. Vado a vedere se il difensore col suo contrasto aereo riesce a sopravanzarmi. No, ha fatto 18. Quindi 21 meno 18, il mio tiro è riuscito. Ora andremo a vedere semplicemente se il portiere riuscirà nella sua parata e quindi andremo a vedere la parata del portiere, che in questo caso risulta essere di 70. Andremo a 1 tirare e i dadi corrispondenti a 70 meno 10 per raggiungere la casella di destinazione del pallone. 79. Il nostro tiro in porta è riuscito perfettamente perché oltre a scavalcare il contrasto con il difensore, è anche andato in porta e il portiere non è riuscito a pararla perché ha fatto un risultato superiore al nostro. L'ultima fase del nostro turno è quella del movimento tattico, che è una delle fasi facoltative che sono presenti all'interno della lavagna tattica. Perché diciamo che è una fase facoltativa? Ve lo spiego brevemente. Ipotizziamo un passaggio all'interno di questa casella di passaggio. Il passaggio riesce e finisce effettivamente in questa casella dove ci sono un giocatore rosso e un giocatore blu. La fase di movimento è prima della fase degli eventi e quindi io, mentre mi muovo, non so se la palla al termine del turno sarà della squadra blu o della squadra rossa. Quindi io cosa faccio? Decido di muovere, questo qua lo avviciniamo un attimo giusto per, decido di muovere il mio centrocampo di ipotizziamo che la velocità sia di 3 di reparto, quindi lo muovo di 3, alzo la mia difesa, il difensore a sua volta si avvicina anche il numero 11, ma come avete notato, uno dei giocatori che non ho mosso è il mio numero 10. Perché non l'ho mosso? Perché a seguito della fase degli eventi io potrò decidere se, in caso di vittoria del mio giocatore, prenderò il mio numero 10 e gli farò effettuare un movimento singolo di 6 caselle, che è la velocità del turno, in avanti. Viceversa, qualora il vincente della sfida fosse fosse il numero 10 avversario, gli farò muovere un movimento all'indietro per andare a coprire l'eventuale spazio. Come faccio però a capire se il mio numero 10 è stato in grado di leggere effettivamente l'azione?
sempre con la nostra intelligenza tattica. C'è una caratteristica fondamentale però. Come vedete, all'interno del movimento tattico, io ho una spesa di 2 punti movimento che devo effettuare immediatamente. Dopodiché verifico se la sua intelligenza tattica, se il tiro sulla sua intelligenza tattica è effettivamente riuscito o meno. Quindi, qualora mi riesca, sono libero di muoverlo. Qualora non dovesse riuscirmi, il giocatore rimarrebbe fermo in quella posizione e io avrei comunque speso i 2 punti movimento.